Noi siamo una scuola di ingegneria, una scuola tecnica, dove certamente il legame tra ricerca e poi sfruttamento dei risultati della ricerca, quindi quella che in inglese si chiama exploitation, e quindi che poi si traduce in innovazione sul lato delle imprese, nel Politecnico questo legame, dicevo, è fortissimo. Noi stiamo cercando da anni di promuovere all'interno dei nostri corsi di laurea, all'interno delle nostre tesine, all'interno delle tesi di laurea e di dottorato, una collaborazione più stretta tra il mondo della ricerca, chiamiamola accademica, e il mondo delle imprese, in modo tale da chiudere quella che normalmente viene chiamata la Death Valley, la valle della morte, dove i risultati della ricerca poi vanno a morire senza avere poi una ricaduta sul mondo delle imprese. Un elemento molto importante, è chiaramente la predisposizione degli studenti. Gli studenti storicamente vanno all'università aspettandosi di fare attività di formazione, ma anche di ricerca in ambito puramente accademico. Noi da anni stiamo cercando di promuovere un'integrazione anche nei moduli formativi della parte imprenditoriale, della presenza delle imprese. Gli studenti, se hanno già una conoscenza del fatto che l'interazione con le imprese è importante, può renderli più propensi a partecipare a questo genere di iniziative miste, formazione, ricerca, industria. Quindi io credo che il progetto che è stato lanciato, che si è denominato Alternanza Scuola-Lavoro, ci permetterà di avere a disposizione una classe di studenti in futuro, che hanno già questa consapevolezza dell'importanza di avere questa interazione e integrazione col mondo delle imprese sin dall'inizio. Aggiungo ancora un elemento: noi abbiamo osservato negli ultimi 10 anni una sostanziale trasformazione nelle competenze che vengono richieste dalle imprese che assumono ingegneri. Stiamo passando da competenze estremamente verticali, settoriali, a competenze molto trasversali. Quando un ingegnere viene assunto in azienda, tipicamente cambia lavoro tante volte, non si dedica a una specializzazione per tutta la vita. Allora, noi stiamo cercando di introdurre nei nostri percorsi formativi questo concetto della trasversalità, della multidisciplinarità. E di nuovo il fatto di poter fare queste azioni di integrazione sulle competenze distinte insieme alle imprese rappresenta un valore aggiunto che poi lo studente, il laureato, si ritrova quando poi deve affrontare il momento della ricerca del posto di lavoro. Secondo me un elemento molto positivo è il fatto che venga creata questa consapevolezza negli studenti sin dalle scuole superiori del fatto che poi bisognerà in qualche modo, se si seguono degli studi di ingegneria, comunque di scuole tecniche, si avrà a che fare con una varietà di imprese o mondo imprenditoriale che non è sempre soltanto la grande impresa, per esempio. Quindi il fatto che sin dal liceo, e in particolare al liceo, perché chi fa gli istituti tecnici tipicamente ha già una predisposizione un po' diversa, no? Mentre invece chi arriva dal liceo è, se tra virgolette, un po' più vergine. Ha fatto soltanto uno studio di base, diciamo, nella scuola superiore e quindi l'avere già avuto la possibilità di capire che l'interazione col mondo delle imprese sarà la parte fondamentale per lo sviluppo della carriera scolastica in ambito universitario, per poi trovarsi uno sbocco nel mondo del lavoro, io credo che sia estremamente di valore questa iniziativa. Tra l'altro, io credo che sia importante anche lavorare sul lato delle imprese. Perché se da un lato gli studenti vanno formati, anche le imprese devono essere formate e devono comprendere come al giorno d'oggi le professionalità che escono dall'università rappresentano un vero valore aggiunto per chi vuole fare innovazione. La competizione è globale, anche le piccole e medie imprese si avvalgono sempre più di professionalità spinte, quindi gente che ha fatto come minimo la laurea quinquennale, sono il 3 più 2, ma tante volte anche il dottorato di ricerca. E quindi anche da questo lato credo che l'operazione di formazione delle imprese, soprattutto se piccole e medie, non soltanto della classe degli studenti, sia un elemento essenziale. Il tema fabbrica intelligente è un tema che ormai è diventato piuttosto, non direi inflazionato, ma molto popolare a livello almeno europeo. L'industria si sta trasformando. Le tecnologie di produzione, ma anche di progettazione, ma anche poi di marketing stanno evolvendo e quindi è necessario che queste tecnologie che si sono sviluppate in ambito di ricerca e che ormai sono pronte
per un deployment industriale vengano da un lato diffuse e quindi si crei la conoscenza nella base delle aziende su quali sono le potenzialità, e dall'altro lato è necessario che non soltanto le grandi imprese che sono in grado di fare grandi investimenti, quindi sulle infrastrutture, sulle macchine, ma anche le piccole imprese colgano il valore aggiunto che si ottiene se si fa questo passo, che tante volte può sembrare molto duro, molto difficile, per scavalcare la collina. La fabbrica intelligente per il nostro territorio è chiaramente una grandissima opportunità. Il territorio piemontese è un territorio essenzialmente manifatturiero, c'è la grande impresa, c'è tantissima piccola e media impresa che ha delle competenze sviluppatissime, puntuali, verticali. Bisogna far sì che queste competenze non si disperdano, ma che diventino in realtà vengano messe a sistema all'interno di una filiera produttiva che si avvale di queste nuove tecnologie. Citiamo, non lo so, la manifattura additiva, che implica tutta una serie di competenze della filiera, dalle competenze sui materiali, le competenze sulle macchine, il processo di produzione, l'information technology che governa la linea e quindi il processo, l'information technology che aiuta nella parte di gestione della logistica, fino ad arrivare alle tecnologie per la gestione del lavoro, il mondo del lavoro, il famoso WCM, World Class Manufacturing, che è una bandiera, se vogliamo, di Fiat Chrysler, sta diventando un elemento che fa sì che le fabbriche si trasformino nel loro approccio anche nei confronti dei lavoratori. E quindi tutte queste informazioni, queste tecnologie, queste competenze che sono nate e sono ormai disponibili a livello di deployment industriale devono, come dire, penetrare non soltanto nella grande impresa dove c'è una disponibilità di capitale, di risorse che permette di fare questo passo, ma soprattutto nelle piccole e medie imprese. Questo renderà il nostro territorio estremamente più competitivo. Ci sono grosse iniziative in atto anche di finanziamento pubblico da parte della Regione, Comunità Europea, per promuovere progetti di sviluppo tecnologico, ma soprattutto di trasferimento tecnologico verso la filiera delle imprese. Il Piemonte si sta muovendo bene, c'è una buona sinergia tra tutti gli attori, dal Politecnico sul lato della ricerca, le piccole e medie imprese, gli enti pubblici, gli enti di formazione, che secondo me stanno andando tutti insieme nella stessa direzione. Bisogna dare seguito a queste iniziative, far sì che veramente ci sia un impatto, evitare la dispersione che c'è stata tante volte in passato su micro progetti, micro tecnologie che poi non hanno dato un risultato, non hanno avuto un effetto sistemico. Si sta cercando di far convergere gli obiettivi in modo tale che veramente le risorse non sono tantissime, ma quando vengono investite bene nella direzione giusta possono davvero fare da moltiplicatore, da volano, e quindi avere un impatto su un sistema socio-economico e non soltanto sulla singola università, sulla singola impresa o sul singolo ricercatore. Io seguo le vicende europee da tantissimo tempo, prima da singolo semplice ricercatore che faceva progetti col suo gruppo di ricerca e ormai da una decina d'anni come vicerettore, quindi coordinando le attività europee anche del Politecnico. Osservo come da un lato ci sia una maggior partecipazione del nostro sistema socio-economico ai bandi, quindi alle opportunità di finanziamento che mette a disposizione la Commissione, non soltanto i progetti di ricerca e sviluppo, anche quelli di innovazione, di formazione, quelli di alta formazione, eccetera. Devo dire che i risultati tante volte sono molto positivi, quindi sebbene complessivamente l'Italia ancora porti a casa meno di quello che spende, devo dire che in alcuni settori, in particolare conosco quelli dove il Politecnico ha maggior competenza, i risultati sono sicuramente positivi. C'è un riconoscimento a livello europeo della capacità italiana di fare ricerca, di far sinergia con l'impresa, di trasferire i risultati della ricerca in applicazioni industriali. Qui andiamo abbastanza bene. Dove siamo ancora un po' carenti, se devo individuare due aree dove si potrebbe sicuramente migliorare, la prima è la partecipazione nostra in senso ampio nei tavoli programmatici e decisionali. Il professore, il ricercatore, l'industriale che ha competenze, conoscenze, lobby di un certo tipo, detto in senso positivo,
a Bruxelles può influenzare quelli che sono i processi di definizione dei bandi, le tematiche, e quindi questo poi porta un beneficio successivamente quando si partecipa. Quindi qui abbiamo una partecipazione molto, molto variegata, sparpagliata, si lascia molto ai singoli e nonostante gli sforzi non c'è ancora un'azione sistemica. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che se da un lato ci viene riconosciuta molto la competenza nella ricerca, nella tecnologia delle grandi imprese, anche delle piccole e medie imprese, l'inventiva dei ricercatori, degli imprenditori, ci viene riconosciuto, ma finché rimaniamo nel medio piccolo, quando si tratta di fare azioni invece più di sistema a livello di paese, purtroppo abbiamo ancora qualche carenza, siamo ancora un po' indietro rispetto ai grandi paesi. Noi contribuiamo in misura molto superiore a quello che portiamo indietro dal punto di vista non solo dell'investimento economico, ma proprio dal punto di vista politico. Non siamo ancora a livello dei paesi tipo Germania, Francia, che hanno di fatto lo stesso peso politico, se vogliamo, teorico. In realtà, dai tavoli in cui le decisioni strategiche vengono prese, l'Italia è ancora, non dico di serie B, ma di serie A2. E credo che negli ultimi anni un po' di miglioramento ci sia stato, ma nelle grandi partite dove a giocare non è il singolo, non è il singolo gruppo, ma è il paese, noi siamo ancora, quando va bene, un po' a rimorchio, quando va male, neanche ascoltati. E quindi io credo che su questo sia una questione principalmente politica, ma non solo, ma principalmente politica, ci sia parecchio ancora da migliorare.